Ciao a tutti da Mario Carbone, oggi studieremo insieme Sinceramente per due quattro bassi. Questo è un brano che mi avete richiesto ed eccoci qua con la lezione. Bene, trovate sul canale per intero insomma il brano, vi consiglio prima di ascoltarlo. Questo è un brano da eseguire solo con la parte melodica, quindi con la mano destra. Farò ascoltare ora questi due righi di introduzione che volendo si può anche non eseguire. Io sulla base, diciamo, l'ho eseguita almeno per farvi capire qual è la linea melodica, potreste magari suonarla con un gruppo, insomma, valutate stesso voi. Allora, col metronomio 65 è questo. 1, 2, 3, qua. Questa è, diciamo, l'introduzione, va bene, questi due righi. Bene, sarà una lezione abbastanza veloce, ovviamente sono tre pagine e richiederà comunque un po' di tempo. Quindi in chiusura, in quattro pulsazioni, è questo. In terza posizione, chiudo col 2, lo tengo tenuto. Apro e chiudo. Due pulsazioni. Ora prendo tre cerchiato, quattro. Chiudo col 2, lo tengo tenuto e apro. Chiudo col 3, apro col 2, chiudo col 3, apro col 2, due pulsazioni, vado avanti, tre cerchiate due volte, 4, chiudo col 3, apro col 2, sono arrivo il successivo, chiudo col 3, apro col 2, chiudo col 3, apro col 2, poi aprendo tre cerchiato, 4, 3, chiudo col 2, apro, chiudo, apro, chiudo. Chiaro? Allora, questa frase, inutile che insomma facciamo frase per frase, vi mostro tutta questa parte, fate magari stesso voi questa prima parte, la memorizzate, poi andate avanti fino a qui, ripetetela però per ore e ore, cercate insomma di sentire più volte la parte melodica e poi di imitarla, insomma diventa più semplice. Questa dura una pulsazione e mezza e questa va in levare, questo vi posso dirvi, insomma ho qua la stessa cosa, però basta ascoltare il canto. Bene, andiamo avanti, questa parte va bene così, andiamo avanti con la parte successiva, spero che insomma l'abbiate memorizzata. Col metronomo la parte A inizio sul quarto movimento in levare, così il metronomo a 65 è molto lento, 1, 2, 3, 4. Facciamo solo questa frase per ora, forse è meglio, altrimenti diventa un po' troppo impegnativo. E questa quindi il 2 è in levare, così, in chiusura. Poi il 3, apro, 3, 3, chiudo col 3, qua apro, 3, 3, 3, chiudo col 3, qua apro col 3 e chiudo col 2. Due pulsazioni, un movimento di pausa, poi pausa in battere, due levare, 2, 2, 2, 3, col 2 apro e chiudo. Va bene, quindi insomma la frase è questa, ripetetela per un bel po' di tempo da qua fino a qua, fatela per ore e ore, se non l'avete memorizzata non andate avanti. Bene, ascoltate più volte, tornate indietro col video e lo riascoltate. Frase successiva è questa, nella stessa posizione, pausa in battere, 2 in levare, poi 2, 2, sempre in chiusura. Chiudo col 3, come sopra, 3, apro 3, chiudo col 3, poi apro 3, 3, 3, chiudo col 3, apro col 3, chiudo col 2, quindi la stessa frase di sopra, chiaro? Quindi uguale a quella di sopra, l'ho ripetuta, eh? Ora vado avanti, in quarta posizione aprendo, pausa in battere, due cerchiate in levare, poi due cerchiate, due cerchiate, due cerchiate, due cerchiate, 3. Poi pausa in battere, vado avanti, battuta successiva, due cerchiate in levare, poi 3, 2 cerchiato, 3, 2 cerchiato, 3, 2, 2 cerchiato e ci fermiamo qua, eh. Quindi questa frase di ora è questa. E quindi è così, ripeto. In apertura questo 1, 2 cerchiato, 2 cerchiato, 2 cerchiato, 2 cerchiato, 2 cerchiato, 3, poi 1, 2 cerchiato, 3.
Va bene, fate tutta questa frase, collegate. Quella parte di prima, che vedete, è uguale all'inizio della parte precedente, che praticamente è, ecco qua, ci siamo. Sì, questa qui. Questo rigo qua è uguale a questa parte di sopra. Poi andando avanti di qua, chiaro? Questa qui. Questa è uguale a questa parte di qua. Andando avanti fino a qui. Fatela per ore e ore, collegate il tutto e diciamo che l'avete fatta. Parte successiva, il 2 in apertura, dopo il 2 in apertura, il 3 in levare, pausa in battere, 3 in levare, 2 cerchiato, 3, 2, 3, 2 cerchiato, poi pausa, il 3, chiudo, 3, 4, 2 cerchiato, 3, apro con 3, 2, lo faccio per 4 volte, lo tengo tenuto e chiudo. Faccio questo, subito apro col 3, 3, 2, poi 3, 3, 2 cerchiato e ci fermiamo qua, va bene. Facciamo questa frase così, allora il 3 levare, poi 2 cerchiato, 3, 2, 3, 2 cerchiato, poi passo in battere, 3 levare, la ripeto, insomma, chiudo, apro. E ci siamo, ci fermiamo qua. Col metronomo, poi la sentiamo tutta, insomma, magari questa parte di qua fino a qua, va bene? Collegate il tutto, frase conclusiva, questa qui sotto, dopo giorni, settimane che avete memorizzato, il 3 levare, poi 2 cerchiato, 3, 2, 3. 2 cerchiato, poi pausa in battere, 2 levare, poi 2, 2, 2, chiudo col 2, salgo in terza posizione col 2, e come all'inizio, apro. Poi prima l'inversione del manzo, proprio la, diciamo, la parte dell'introduzione. Va bene? La parte conclusiva è questa. Bene, tutta, ripetetela per ore e ore, fate il fermo immagine. Questa parte col metronomo è così. 1, 2, 3, 4. Successiva l'aggancio delle note per la parte successiva. Vi evidenzio solo alcuni tasti che volendo potreste tenere premuti se vi risulta più semplice e sono questi tre che vi ho aggiunto ora, questi qua e la parte finale qui, questi tre, chiaro? La parte è questa, ripetetela per ore e ore. Bene. Fatto questo possiamo anche andare avanti, dopo aver fatto questo aggancio, ovviamente gli accordi sono per altri strumenti accompagnatori, se avete un organetto in do, se avete praticamente in altre tonalità dovete effettuare un traspose, va bene? Bene, andiamo di qua per andare avanti alla parte B. Alla parte B che vi faccio ascoltare con il metronomo, così inizierò sul secondo movimento in levare in apertura, e quindi è questa, 1, 2, 3, qua quindi... Un, due. Parte è inutile che insomma la ripeto nuovamente, sì, è la ripetizione di questi due righi. Quindi dopo aver concluso, vedete qui, metto una V rossa qua alla fine, noi l'abbiamo fatta prima qui, va bene? Ora andando avanti, queste quattro note, queste cinque note per collegare alla parte B, che sono queste, quindi dopo il 2 in chiusura che abbiamo fatto prima, abbiamo in quarta posizione, in apertura il 3, in levare, poi 3, 3, 3.
2 e subito chiudo col terzo dito 3 3 3 3 lo faccio prendere per 12 volte più altre 2 insomma facciamo a gruppi di 4 forse è meglio i primi 4 gli altri 4 altri 4 altre 2 volte apro con 3 2 ora praticamente altre 4 volte il terzo dito altre 4 volte ora altre 4 volte ora pausa in battere il 3 levare il 2 3 2 cerchiato per altre 4 volte altre 4 altre 4 altre 2 3 2 poi 2 cerchiato 2 poi pausa in battere 2 levare poi 4 volte il 2 altre 4 volte 2 cerchiato 3 poi pausa in battere 3 cerchiato in levare che dura il levare più il battere un pa. Quindi così, un pa, quindi un pa, da, 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 questo, un ta, da, 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 e chiudo e riprendo la parte, pa, 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 pa. Va bene? Ora abbiamo fatto blocchi di 4, ci fermavamo ogni, praticamente ogni 4 note per rendere insomma più semplice, ma poi riascoltate ciò che ho scritto prima, cioè ho registrato prima, insomma, quell'allentamento più volte per capire come la ritmica, quindi dovreste poi collegarle, quindi qua sono 4 più 4 più 4 più 2, va bene? Sono 12 più 2, 14, va bene? E ci troviamo. E poi 2 in apertura, però è tutto scritto qua. Fate la casella rossa, riprendete di qua, saltate questa e poi fate quella blu che abbiamo 2 cerchiato e 3, le stesse note di prima, cambiano solo dopo. Pausa in battere, 3 levare, pa, 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 e sono le stesse note che avete fatto qua sotto prima. Le trovate qua, ta, 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 ta. Qui, queste qui, ta, 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 ta. Per andare alla parte successiva, va bene? Che la parte semplice è una parte, è la parte C. Io vi metto il metronomo, lo eseguirò comunque anche se è semplice per farvi capire la ritmica. E così, quindi, dopo aver eseguito queste, anzi, da queste 3 note, pa, 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 da qua aggancio, va bene? Dal secondo movimento in levare. Sono alla casella blu, va bene? Anzi, tutta la casella blu. Facciamo così, quindi apro. Un, ta, 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 ta. Uno, due, tre, quattro di pausa. Un, sincope. Un, due, tre, quattro di pausa. Chiudo. Un, due, tre, quattro di pausa uguale un ta. Poi un, due, tre, quattro di pausa. Quindi dopo aver eseguito queste note ta 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 ta, qua ci sarà la, diciamo alcune note eseguite da altri strumenti tam ta tam ta ta. Quando arriva il battere subito faremo queste note. Quindi in apertura, qua è una sincope, un ta, il levare, il 3 cerchiato più il battere, 4 2 cerchiato, poi 3, 2, poi altri 4 momenti di pausa, chiudo, pausa in battere, stessa, stessa ritmica di prima, il 4 in levare, più il battere, 2 cerchiato, 3, vado in quarta posizione, 2 cerchiato, 3, poi 2, 4 momenti di pausa, stesse note di prima, un quinta posizione 3 2 cerchiato per due volte concludo col 3 e 4 movimenti di pausa il righe è questo ripetetelo per ore e ore va bene andiamo avanti con la frase successiva andiamo a effettuare un cambiamento che insomma vi sarà diciamo praticamente qua scrivo vicino così diventa più semplice vi sarà più facile capirlo questa parte qui col metronomo 65 1 2 3 qua quindi dalla parte B quindi tutto un sincopato qua queste sincope volendo ve le posso anche scrivere va bene scrivere cerchiare ta 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 diventa un po' più semplice
Ecco qua, quindi in apertura facciamo questo, in quarta posizione, 2, sì, qua siamo in quarta posizione, vi indico subito qua, P4, qui qua, 3 cerchiato e il 4, e attenzione il 3 cerchiato che ora non è quello di sopra, è qui, chiaro, quindi così. Poi 3 cerchiato, 4, 2 cerchiato, 3, 3, 2, 3 cerchiato, poi 3, 4. Chiaro, quindi così, ripeto questa frase. Avanti, 3, 3, uguale. Cambiano queste note, 3, in quinta posizione, 2 cerchiato, 4 e ci fermiamo qua. Facciamo, sì, facciamolo fino a qui, insomma, va bene. E la frase è questa, l'inizio di questa parte di qua. Qua dove sta partendo questo 3, prima è vicino e poi si allarga per capirci. Di qua fino a qua le sincope ve lo indicate, quelle successive che troverete. Anche qua è una sincope, però lasciamo perdere, insomma, diventa un po' complicato. Bene, avanti, frase successiva, in quarta posizione, 2 cerchiato, in levare, 3, 2, 3, 2 cerchiato, 3, 2, quindi questo. Poi vado avanti, in 2 cerchiato, in levare, e tutte queste sincope, 3, 2 e poi 2 cerchiato. Ci si collega col metronomo questa parte finale 1 2 3 qua 1 già chiudere inizia la parte insomma dall'inizio ecco qua le sincope sono tutte indicate qua la parte è questa va bene guardate il video dedicato alla sincope si fa questa parte si riprende nuovamente di qua si fa due volte questa si arriva fino dove ci sta questo segno quindi di qua fino a qua ripetendo due volte questo poi si va a fare la parte successiva che è questa va bene segue quindi questa qui dopo un movimento di pausa più pausa in battere 3 levare in chiusura poi 3 il 2 cerchiato in quarta posizione, poi il 3, 2 momenti di passo, apro con 3, 2, 2 cerchiato, 3, 2, 3, 4 pulsazioni, poi il 3, 4 pulsazioni, questo terzo dito, questa nota insomma è adattata perché insomma ci stava una nota che su 2 bassi e 4 bassi non c'è, poi il quarto dito, 2 momenti di passo, 2 cerchiato, 3, poi 4, 2 cerchiato, 3. In quarta posizione 2 cerchiato, ancora 2 cerchiato, 3 e poi ci fermiamo qua, va bene. Questa frase praticamente col metronomo la facciamo così, insomma, questo aggancio, sì, tutta questi due righi, chiudendo 1, 2, 2, 3, apro. Va bene, quindi la frase è questa, è questo rigo, più il rigo successivo fino a dove ci sta la V, va bene? Fatela per ore e ore, va bene? Fatto questo possiamo andare avanti. Dopo questo 3 in apertura abbiamo la stessa nota di prima. E la stessa, diciamo, cambia ben poco, più o meno cambiano le due note finali, quindi fa così in chiusura. Continua a chiudere, 2 cerchiato, 4. Apre col 3, ora fa 3, 3, 2, questo cambia. Ora qua attenzione che cambia proprio la posizione in chiusura pure. Quinta posizione. Ora 2 cerchiato, 3, 2 cerchiato, 3 in quarta posizione. 4, 2 cerchiato, pausa in battere, 4 in levare, sempre in chiusura, poi 4, 2 cerchiato, 2 cerchiato, 2 cerchiato, 4, 2 cerchiato e ci fermiamo qua, va bene? Vi faccio sentire ora questa parte che insomma, è simile alla parte B2 per capirci, ve la indico qua giusto per ricordo, B,
chiamiamola B2, che è uguale a quella di prima, ma cambia qualcosa, giusto per... E vi cerchio anche le note che cambiano, così magari vi focalizzate solo sulle note che cambiano e diventa un po' più semplice lo studio. E poi quella parte finale qua, insomma, che cambia, va bene. Col metronomo a 65, 1, 2, 3, qua chiudo. Fatto tutta questa parte, vedete, di qua che li chiamate B2, ma cambiano solo queste parti che ho segnato e questa parte conclusiva, e qua è la posizione ed è in chiusura. Fate questa, molte cose in comune, va bene? Fatto questo, andiamo avanti ora, le stesse note, ta 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 ta, e poi le stesse note di prima in apertura, e poi la stessa frase prima, qua. Poi volendo aggiungiamo 4, 4, poi chiudo. Aggiungiamo due cerchiato, ancora uguale. Insomma, per capirci qual è la parte di prima che abbiamo fatto, che è la parte, praticamente la parte C, chiamiamola parte C2 questa qui, così diventa più semplice identificare qual è la parte simile. Va bene, questa è la C2, quindi le parti cerchiate sono le notine in più, ma il resto è tutto uguale. Andiamo avanti, ora qua cambia, e quindi così. E andiamo, sì, con questa parte, ecco qua, va eliminato solo questo e ci siamo. Questa parte così che in chiusura, quindi un a farsi dire questa col metronomo, poi passiamo allo studio, insomma, 1, 2, 3, qua chiudo, 1, apro, chiudo. Questa parte così, quindi abbiamo un 3, già vi evidenzio questo tasto che volendo potreste tenere premuto, ed è così, quindi anche qui un altro e andiamo velocemente, quindi in chiusura e questo, pausa in battere, 3 levare, poi 3, 3, 3, vado in quarta posizione, 2 cerchiato, poi il 3, tengo premuto e apro, o tengo premuto e chiudo, 3, 3, 3, 3, ancora 3, 4 volte. Pausa in battere, 4 in levare, 4, 4, poi 4, 2 cerchiato, 3, lo tengo tenuto e apro, 8 volte il 4, pausa in battere, in quinta posizione vado, il 4 in levare, 4, 4, 4, ora 4, 2 cerchiato, 3, 2 cerchiato in quarta posizione, ritorno nella stessa posizione di prima, vado avanti, 8 volte il quarto dito. Pausa, altre 3 volte il quarto dito, altre 2 volte il quarto dito, 2 cerchiato, 3, 4, 2 cerchiato, pausa in battere, 2 cerchiato in levare, poi 2 cerchiato, altre 3 volte il 3. Andiamo avanti, 3, 2 cerchiato in quarta posizione, pausa in battere, il 3 in levare, poi 3, 3, 3, 2, pausa, 2. Allora, ovviamente fate una frase alla volta dove ci sta la V, va bene? Abbiamo fatto di qua, vi metto una V rossa così diventa un po' più chiaro capire qual è la parte conclusiva. La parte conclusiva è questa, vedete qua. Ta, 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 ta. Questa qui. Fate magari solo prima questa frase, una mezz'ora la memorizzate, un'altra mezz'ora questa, un'altra mezz'ora questa, poi collegate tutto. Ci vuole del tempo, chiaro? Bene, fatto questo, il brano è finito, insomma. Spero vi sia stato utile, insomma, quando posso cerco sempre di insomma, accontentarvi, quindi di fare la lezione e la trascrizione, va bene? Bene, se vi è stato utile mettete un mi piace e condividete sui social, se ci sarà interesse massivo e condivisioni ci saranno ancora altre lezioni. Per oggi è tutto, un saluto da Mario Carbone e alla prossima lezione. Ciao a tutti!